Una delle domande che mi fanno più spesso è: da dove nasce questa passione? Bella domanda. Se ci pensi, le passioni nascono in due modi. O c'è qualcuno che te la trasmette, spesso un genitore, e in tal caso puoi ritenerti fortunato, perché se un genitore ti trasmette la passione per il motorsport è perché lui ha già corso e magari ha qualche soldo per farti correre. Così inizia da bambino e se sei bravo e fortunato puoi arrivare in alto. Oppure a volte capita che nessuno ti trasmetta questa passione, perché ce l'hai già dentro. È nel tuo DNA. Tu non lo sai, ma lei è lì, come un semino sepolto che prima o poi germoglierà. E questa è forse la forma di passione più pura e incontaminata, perché esiste da sempre, perché quella passione sei tu. Non so dirvi quando realizzai di averla dentro. Da queste foto capisco che lei c'è sempre stata fin dall'inizio, anche se nessuno lo sapeva, nemmeno io. E poi le giornate passate a giocare a Gran Turismo 2, seguite dalle giornate passate al simulatore, a giocare e montare i video delle gare. Non ho mai avuto i soldi neanche per un kart a noleggio. Ma avevo un sogno e avevo una certezza, che poche cose riuscivano a emozionarmi come il motorsport. Un'intera squadra che lavora unita per preparare un'auto o una moto con la quale tu, sfidando le leggi della fisica, sfidando la sorte e affrontando le tue paure, combatti in un'arena insieme ad altri appassionati pazzi come te in duelli all'ultimo sangue che, per quanto possano essere duri e distruttivi, finiscono per legarti indissolubilmente ai tuoi avversari per il resto della tua vita. Trovatemi qualcosa di più bello. Trovatemi qualcosa di più emozionante, puro e meraviglioso della passione per il motorsport. E per rispondere alla domanda iniziale, questa passione nessuno me l'ha trasmessa. È nata con me e l'ho scoperta vivendo. Non ho mai avuto le possibilità economiche di correre, ma ho sempre avuto un sogno e ho avuto la volontà. E la volontà trasforma i sogni in realtà. Dopo 31 anni di lavoro, oggi sono qui, a Valencia. Campionato europeo NASCAR, la mia prima gara. Ci siamo! Wow! Siamo solo a giovedì, non c'è ancora nessuno, ci sono solo i camion con le auto, non c'è il pubblico, non c'è niente, ma ho i brividi. Si sente già qualcosa di incredibile. Ora abbiamo un turno di prove libere di 3 ore. Come vedete, Max Lanza, il mio compagno di squadra, l'avete già conosciuto, sta per entrare. Ci dividiamo la macchina in queste 3 ore. Mi serviranno per prendere confidenza con la pista. Sono due. I problemi sono bloccaggio in frenata. Davanti. Si va caldo, eh. Quindi bloccaggi ti direi in quelle curve dove devo portare dentro tanta frenata, quindi okay. Quel destra bastardo dove devi frenare sul cordolo, sì. Sempre blocco. Sì. E l'altro problema che ho qual è? Che va in sottosterzo. E non riesco più a farla volcare. Il concetto di base è che sto sbagliando qualcosa nella frenata, ma non so ancora cosa. Quindi cerco di capire con Manuel, mio ingegnere di pista, se devo migliorare qualcosa nella guida o se c'è da cambiare qualcosa nel setup. La strada naturalmente è ancora molto lunga e le cose da imparare sono tante. Ma il punto di partenza è buono. Quarto tempo assoluto, contando anche i pro. Sto andando forse anche più forte del previsto. Se spiattelli in qualifica, poi non te la cambiano? Sì, una, due, dopo
secondo me. No, beh, chiaro, chiaro. Pure io, Sì. Ah, pure te, volevi fare il furbo. Allora, mi dicono che è andato bene il turno. Sono fatto qualche danno. Ho qualche problema con schiacciare il pedale del freno. E abbiamo uno spiattellamento. Due spiattellamenti. Tre spiattellamenti. Quattro spiattellamenti. Cinque spiattellamenti. Si vede anche la tela. Parentesi per i meno esperti, che cos'è lo spiattellamento? In inglese si dice flat spot, l'avete forse sentito in Formula 1. Queste auto da corsa non hanno l'ABS, vuol dire che se freni troppo forte la ruota blocca. E quando blocca la gomma striscia sull'asfalto. Quando striscia sull'asfalto tutta quella parte lì si consuma e si forma un piatto. Quel piatto si chiama flat spot. E questo diventa un problema perché la gomma non è più rotonda quando rotola, ma ha una parte piatta, quindi quando rotola e ci passa sopra tu vibra. E addirittura se esageri può scoppiare. Ecco, sono riuscito a spiattellare quattro gomme in due turni. Allora, ho fatto solo casino e continuavo a spiattellare e quindi la macchina è diventata inguidabile. Però in realtà io e Max non siamo così stupidi perché c'era un problema sul freno. Però ho fatto il quarto tempo assoluto tra tutti quelli che ci sono, mischiati coi pro e le due, e dovrei essere il più veloce dell'Euronascar 2. Dovrei, spero. Adesso voglio vedere i dati per capire come devo frenare. Perché se io spiattello le gomme che usano per la gara, poi sono fottuto. Già. Perché il sabato in qualifica montiamo 4 gomme nuove con cui dovrò fare qualifica, gara 1 e gara 2. Quindi se le rovino in qualifica mi distruggo il weekend. Ora, se la spiattelli in qualifica puoi chiedere di sostituirtela per motivi di sicurezza. Ma comunque costano 500 euro l'una, quindi vorrei anche evitare. Insomma, la prima giornata di prove è andata. Benone direi. Vado a letto felice, riposato e carico per il venerdì. Giorno in cui ufficialmente inizia il weekend di gara. Primo turno di libero ufficiali. Entro con gomme finite e vediamo come va. No, fermi tutti, è inguidabile. La pista scivola tantissimo, le gomme sono finite. Quindi rientro, metto un set di gomme nuove perché così non serve a niente girare. Oh, adesso si ragiona. Nonostante la gomma nuova, però la pista resta tanto scivolosa, quindi i tempi saranno più alti oggi. E questa sarà una delle cose da tenere a mente in questa stagione, perché questa macchina da un turno all'altro cambia. Un po' per la pista, un po' per le componenti, non sarà facile. È come stare su un'altra pista. Scivola, 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 scivola. Qui te lo sai che ci metterà la canzoncina. Sono andato un po' in crisi perché ieri ho distrutto tutte le gomme perché frenavo come un cane. Però anche con sto caldo la macchina scivola e non gira, non fa le curve proprio. Mi sono fatto tre ghiaioni. Il problema è che c'è il primo che ci ha rifilato mezzo secondo. Ha fatto il tempo più veloce di tutti i pro anche. Però corre una 2. Lo so, però sono secondo a 8 decimi dal terzo. Quindi beh, non ci fosse stato lui mezzo coglione. Vabbè, cerchiamo di capire cosa sto sbagliando. Eh già. Si chiama Vladimir Tsiortsis, giovane ragazzo cipriota che ha fatto un tempo semplicemente mostruoso e ci ha massacrati tutti. Beh, però per fortuna ho un asso nella manica. Sapete quale? Il mio team, Cal Racing, fondato nel lontano 1977, ha corso per decenni in moltissime classi, per poi arrivare nel 2004 nella Superstar Series. Debutta in Euronascar nel 2013 e possiamo definirlo davvero uno dei veri top team di questa serie, avendo vinto il 33% delle gare nella storia della Pro. Un'enorme esperienza unita a un altro grande jolly, i miei compagni di squadra. Jimmy Ercoli, pro sulla vettura 54, vice campione europeo. Niccolo Rocca, pro sull'auto 56, che questo weekend bastonerà tutti quanti. Quindi posso confrontare i miei dati con i loro e capire come portare davvero al limite quest'auto. E tra le altre cose io ho un dubbio, cioè continuo a rompere quello splitter davanti, ma il fatto di non averlo... Mi penalizza sul veloce o non fa un cazzo quella roba lì? Fa un cazzo, perfetto. Spettacolo, così deve essere la macchina. Fanculo l'aerodinamica, fanculo. Basta! Gomme, motore, basta! Basta! Vai, motore, piede, gomme. Però l'aria condizionata io. La vorrei. Guarda, guarda, 10 cavalli ti toglie l'aria condizionata. Vabbè, li toglie a tutti, basta. Li toglie per tutti. Tutti l'aria. Chi vuole che. Ma non si può fare un buco sotto che mi convoglia l'aria addosso? Troppo da regolamento, no? No.
Secondo turno di libere, l'ultimo turno prima della qualifica. È fondamentale fare un buon tempo per vedere se ho capito tutto e se la macchina è a posto. Il traffico è veramente drammatico. E se vi ricordate, Manuel me l'aveva detto a Vallelunga. In effetti 32 auto in pista, in cui l'ultimo prende 7 secondi dal primo. Inoltre fa molto caldo. Se vedete, lì ho messo un termometro sul cruscotto. Non so quanto sia affidabile, perché segna 41 gradi dentro l'abitacolo, ma secondo me fa più caldo. Più che altro io dovrei metterlo sotto dove ci sono i pedali, perché i pedali sono ustionanti. Raga, mi scotta la pianta dei piedi. E siamo solo a maggio. Passate a luglio. Raga, incredibile, 25 minuti, ne mancano 5 e non ho ancora fatto un crono. Manca un minuto, l'ultimo tentativo e non ho ancora fatto un tempo. Dai, dai, che era il giro buono, dai, che questo era il giro buono, dai, 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 dai. Oh, 43-0, non è velocissimo, potrò fare di meglio, ma miglior tempo nelle libere 2, boom. E anche oggi il 42 lo vediamo domani. Allora, il fatto è che ho fatto un po' di errori per capire un po' il limite. E poi mi sono trovato in quel limbo di merda di cui dico: ok, faccio un cooldown. Però c'erano tutte le macchine distanziate uguali. Passa uno, passa l'altro, io riparto. Ti ricordi la tangenziale? Sì, ma peggio, peggio. Perché in tangenziale almeno puoi metterti a destra. Non si sorpassa a destra, è superamento. Però dato che stanno tutti a sinistra, in coda, tu ti metti a destra, dritto e... Qua, no, scusate, devo farvi vedere una roba, vieni Teo. Ne voglio 10, voglio provarli tutti. La gara dei camion. Ma le bombole dietro, cosa sono? Voglio sapere tutto. Guardate questo americano, guardate che bello. Vi prego, fatemi fare una gara con questi, vi prego, vi prego. Già, questa è solo una delle cose fichissime che si trovano in un weekend di gara Euronascar. Perché qui è tutto uno show incredibile ed è una figata pazzesca. Gare dei camion, gare di contorno, concerti, musica, cheerleader. Ma ci arriveremo, ci arriveremo. Prima vi voglio mostrare cosa significa spirito di squadra. Fenomeno. All'ultimo. Fenomeno. No, dai. Fenomeno. Non esageriamo. Cazzo, fenomeno. Grazie. Avrei dovuto farlo prima, ma... O sbagliavo, c'era traffico. No, ho visto. Suspense, volevo dare un po' di sofferenza nel boss. Ho visto, ma vai, cioè, è fantastico. Grazie. Bravo, bravo, bravo. Ok, siamo in griglia. Stiamo facendo la foto di gruppo. La prima fila è già pronta. E che quest'anno la situazione è un po' degenerata. Ci sono 38 macchine, quindi ci vorrà un po'. Ma c'è un intruso. Tu! Che ho fatto? Ciao! Ciao. Tu sei le legend! Io cosa sono... ci fai qua? Ti seguo, io sono un follower e faccio il follower. Lui è Claudio, vi ricordate la macchina bianca che mi ha fatto penare l'anno scorso a Cervesina? È stata una bella gara. Una tanta bella, miseria. Veramente divertente. Io ho detto, questo va forte. Cioè, mi romperà le palle nel 2022, no? E quindi infatti è arrivato nelle legend e va forte lì. E poi lo ritrovo anche in NASCAR, però sei nella pro. Nella pro, ho fatto il passo più lungo della gamba, temo. Però sei andato forte. Non sono andato forte come te, però. Chapeau. No, sei lì a pochi decimi. Chapeau. Ed è una figata, perché guardare la classifica della gara e vedere bandiere di tutto il mondo, letteralmente tutto il mondo. Cioè, quando vedi un campionato internazionale, non so, magari dici siamo 20 italiani e 3 stranieri. No, c'è tutto il mondo. È una roba incredibile. E ancora non ho visto niente perché non c'è ancora il pubblico. Io non so cosa sarà domani, dopodomani, sarà indescrivibile. Lei è stata la prima a vedermi salire su una NASCAR. È vero, è verissimo. Franciacorta, ti ricordi? Che mi hai filmato mentre mi facevo un selfie da mandare a una mia amica. Ci si ritrova qua. La cosa figa della NASCAR è questa. Ragazze che corrono. Donne, dai, fate vedere agli uomini che siete bravi al volante.
Posso metterla questa? Certo. Un'altra cosa carina che avete notato, che me l'avete scritto anche nei commenti qualche volta, è che ci sono macchine diverse. Ad esempio qui abbiamo Dodge, Mustang, Chevrolet. E voi direte, cavolo, ma hanno prestazioni diverse, costruttori di... No, me lo può confermare lui. Sì, qualunque cosa abbia detto. Oddio, aspetta. Lui è Gianluca, responsabile di metà della NASCAR. Qualunque cosa esca di qui è passata prima da me. Telaio e motore sono uguali per tutti, gomme sono uguali per tutti. Il motore è un motore marchiato da noi, marchiato FJ. In realtà è la base è uno Chevrolet che per accordo fra tutti quanti, per contenere i costi, viene usato da tutti quanti, con diversi carrozzerie sopra. La carrozzeria è in materiale plastico, onde contenere costi, esatto, e permettere a questi disgraziati di fare un pochino di danni. Io ho già rotto 6 spoiler. Non è colpa mia. E non sei ancora arrivato alla prima curva. È un tutto danno da solo. È un danno. No, a parte gli scherzi, scherzi a parte, è una macchina che consente di contenere i costi e ai piloti un po' di libertà di contatto durante la gara. Quello che ci piace. Naturalmente con rispetto, senza pericolo, senza essere volontariamente causare incidenti. No, quello no. Chiaro. Però succede. Però succede. Però succede. Spero non a me. Basta. No, basta partire davanti e risolto il problema. Perfetto. Chiaro, no? Buono. La farà. And here is the tallest Indian guy ever recorded. That is very true. That is very true. Good to see you here. Non so se da questi momenti in griglia che avete appena visto siate riusciti a respirare la stessa atmosfera che respiravo io lì, ma spero proprio di sì. È un campionato europeo. Ha il livello di un campionato europeo. Ha la professionalità di un campionato europeo. Ma c'è quella stessa atmosfera calda e accogliente che si trova nelle gare amatoriali. Ed è qualcosa che non pensavo sarei più riuscito a trovare nel motorsport. Tutti che si conoscono, tutti amici, tutti felici di vivere questa avventura. Meccanici e piloti che dormono in autodromo vicini alle proprie auto. Team rivali che si fanno da mangiare a vicenda. Ed è qualcosa di meraviglioso. Ci sono appena entrato e non voglio più andarmene. Non vi ho fatto vedere come siamo piazzati in questo weekend. Beh, ovviamente, camper di 3C. Siamo messi qua. Non vedete ancora gente perché il pubblico arriverà domani. Hospitality di Car Racing, dove si sta grigliando. E qui stanno apparecchiando la tavola. Ovviamente siamo davanti al box dove i meccanici avranno un grande affare questa notte. Perché? Aspetta che qua ci hanno rubato i microfoni, quindi ho dovuto prendere in prestito questo. Cosa stanno facendo i meccanici qua che stanno ribaltando tutto? Adesso stiamo sostituendo tutte le parti che utilizziamo per le prove libere e mettiamo parti nuove per la gara, per ridurre il chilometraggio dei pezzi in gara. Cacchio. Quindi cosa si cambia? Questi sono particolari che meglio non raccontare a tutti. Ottimo, non lo saprete mai, basta. E quindi, serata a lavorare sulle macchine, mentre il sole tramonta, e domani sarà il gran giorno. Non so se succede anche a voi, e mi riferisco a chi di voi corre, ma in ogni weekend di gara, quando passo dalle prove libere alle qualifiche, cambia totalmente l'atmosfera. Nelle libere sei spensierato, te la godi, guidi, ti diverti, sai che il risultato che farai, sì, è bello, ma in fin dei conti non conta un cazzo, perché non fai punti. Ecco, in qualifica non è così. La qualifica è fondamentale, perché da essa dipende tutto il weekend. Non sono ammessi errori. E quindi cambia l'aria che si respira nei box. Cambiano gli sguardi, compare la tensione sui volti. Ora è tempo di concentrarsi, perché ora è tempo di entrare in qualifica. Prima qualifica di un campionato europeo. Il traffico è tanto, il tempo è poco, fondamentale beccare il giro buono. Finalmente sceso sotto 43, ora che ho messo in tasca un crono decente, spingo come una bestia e provo ad abbassare.
Cazzo, l'ho persa qui. E ho dovuto correggere, ho perso qualcosa, ma continuiamo. Ah, troppo presto sul gas, mi è andata in sovrasterzo. Era un giro veloce ma con un po' di errori e 1.42.4. Buono, buono, ma ho ancora margine. Mi fermo ai box, sistemo le pressioni e riparto. Quanti abbiamo girato in 42 in quanti? Ok, voi non lo sentite, ma via radio ho l'ingegnere Manuel che mi sta dicendo che Siorzis ha la pole provvisoria in 1.41.9. Porca troia, mezzo secondo. Mi trovo in seconda posizione con un decimo di vantaggio su Dubek, che è il campione in carica, quindi nome di rispetto. E devo tirare giù quel mezzo secondo. Per forza. Finora ho trovato traffico, non sono riuscito neanche a fare un giro. Questo è l'ultimo tentativo. Sarà il giro buono. Vi racconto la pista di Valencia. Rettilineo principale, il punto più veloce del circuito, l'unico punto in cui si arriva a mettere anche la quarta. Vi ricordo che questa macchina ha solo 4 marce e si tocca alla massima velocità qua in fondo, quasi 230 km/h. Si stacca forte in curva 1, si butta giù una marcia, si taglia tantissimo l'interno per fare meno strada possibile. Giù tutto in uscita, si resta sempre in terza per arrivare poi a staccare forte sul cordolo. In curva 2 si rallenta molto per questo tornantino stretto stretto, il posteriore parte un pochino giù tutto in uscita, si mette la terza per questa curva 3 che si fa in pieno, bisogna restare il più a sinistra possibile qua per arrivare in curva 4 in cui anche qua si taglia tantissimo, fondamentale utilizzare tanto i cordoli. Si pela leggermente il freno per questa curva in salita e qua adesso arriva uno dei punti più difficili e impegnativi di tutto il circuito. Vorresti frenare forte ma non devi, perché sei in salita, già la salita ti frena da solo, quindi leggero sul freno, giù tutto in uscita, occhio ai track limits. E anche qua si arriverebbe forse a mettere la quarta, ma si tira la terza quasi fino al limitatore per poi staccare forte per questa curva molto difficile. Si sta molto stretti, si usa tutto il cordolo interno per aiutare la macchina a voltare. Giù tutto, 100% di gas, tutto il cordolo in uscita. Si taglia completamente qua sulla sinistra e questa è la frenata più impegnativa di tutte. Si frena sul cordolo, bisogna portare tanto freno con la macchina che vuole sottosterzare e tu che invece vuoi farla restare lì dentro. Difficile l'uscita qua, tende tanto al sovrasterzo, ma comunque il giro è buono, il giro è buono. Qua si pela il freno per questa curva a destra in salita, ci sono andato 3 volte su quella ghiaia, forse anche 4, ci ho rotto già 3 splitter, ma il giro è buono, il giro è buono, potrebbe valere una pole position. Si arriva a staccare all'ultima, no, no, cazzo, no, 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 non ci credo, non ci credo, ho rotto il cambio, porca di quella tana, non ci credo, era il giro buono e ho spaccato il cambio. Non ci credo, non ci credo, che rabbia. Mettendo insieme i settori migliori avevo 1.41.9 di Ideal. Cazzo, sarebbe stata la pole position della 2 e il quarto miglior tempo della Pro. Peccato, purtroppo non ho ancora l'auto in mano e non sono riuscito a mettere insieme il giro prima. Comunque per fortuna il cambio non si è rotto, si è solo incastrato il selettore. Se avessi più chilometri avrei fatto il giro giusto, ok? Il punto è che non sono riuscito a fare il giro giusto per quelle... Questione di esperienza, dai. È la mia prima gara. Devo essere felice di questo risultato. Anzi, credo di aver già fatto un miracolo a qualificarmi in seconda posizione alla prima gara e partire in prima fila davanti a tutti. Però una cosa l'hai fatta, una cosa importante. Cosa? Mi scusi, guardi. No, no, l'ha rotto Max quello. L'ha rotto Max. Vabbè, dai, stavolta sei salvato, me lo aspetto in gara. Quando è entrato lui non c'era. No, raga, basta splitter o spoiler o come cazzo si chiama quel coso là davanti che rompo sempre. A sto giro l'ha rotto Max che ha fatto la qualifica prima di me. Ok, ora è giunto il momento di mostrarvi che spettacolo è lo show della Euro NASCAR. Quello che ieri sembrava un piazzale senza vita di colpo si anima, invaso da migliaia di appassionati accorsi per vedere lo spettacolo del motorsport. Una folla che non avevo mai visto prima d'ora in un campionato di auto che non fosse la Formula 1 o Le Mans. Adesso ci sarà la gara della Pro e quindi voglio accompagnarvi con me in griglia per farvi vedere la figata dell'Euro NASCAR.
perché qui siamo a un altro livello. Io non ho mai visto niente del genere e questa è la cosa davvero incredibile di questo campionato. Vi faccio vedere come funziona. Avete presente in quelle gare in cui io magari ho spesso lavorato e in pit lane devi avere il pass media, devi registrarti, eccetera? No, qua la pit lane è aperta a tutti, chiunque vuole può andare in pit lane. Figata. E noi adesso stiamo andando in pit lane con tutto il pubblico. Altra cosa figa che non sono abituato a vedere in Italia, il pubblico. Questa è una delle gare con poco pubblico. Avremo tra i 15.000 spettatori più o meno. A Brenzaccio ce ne saranno 50.000. Quindi sarà magnifico. E adesso andiamo a vedere tutta la cerimonia di partenza. Questa è la griglia. Che figata. Cazzo, ma vi rendete conto? Guardate che roba. Cheerleader in vero stile americano. E seguitemi per vedere tutta la griglia di partenza. La griglia di partenza funziona così. Come vedete le auto sono schierate tutte in fila a due a due. Questo perché la partenza sarà lanciata. Quindi vedete le posizioni che hanno. Partiranno poi così. E andiamo avanti nella griglia di partenza. Tutti possono andare, farsi le foto con i piloti, fare le foto alle macchine, guardarle da vicino. E questa per me è una cosa incredibile, perché tu vedi un appassionato di auto che può venire qui e vedere da vicino tutto quanto. Pazzesco. Arriviamo in fondo alla griglia dove, tristemente purtroppo, mio compagno di squadra parte perché ha avuto una penalità in qualifica, non ha visto la bandiera rossa. Non è rientrato in box e quindi penalità a parte ultimo. Max, sì. So quanto ti gira il cazzo perché ne è andato bene. Ho avvelenato. Bisogna stare più attenti. Qui hanno deciso di applicare le regole FIA alla lettera, per cui non si sgarra. Oh, però... rimonta del secolo. Sì, dai, vedremo di fare almeno questo. Vediamo di prendere il bonus sorpassi. Top. Dai, Max. Non so se si sente l'inno americano, perché in ogni gara si farà così. Ci sarà l'inno americano e l'inno della nazione dove si corre. Una delle cose più belle. Come si dà il via all'accensione dei motori. Quello che ora faranno quindi è il giro di formazione dietro la safety car. Poi, una volta che la safety car uscirà, i piloti arriveranno allineati sul rettilineo principale e solo quando scatterà il verde potranno partire. Vecchia! Ma io dopo sarò là in mezzo? La victory lane, il vincitore e il secondo e il terzo non vanno sulla griglia di partenza, ma si fermano qua nella victory lane, dove c'è la cerimonia di premiazione con le cheerleader, la musica, lo show, lo spettacolo e guardate che podio, con tutta la gente che adesso dalle tribune si sposta qua per assistere dal vivo alla cerimonia del podio. Che figata. Ma riavvolgiamo il nastro di mezz'ora, perché Max Lanza ha fatto qualcosa di incredibile. La rimonta del secolo, io non ci volevo credere, guardate qua. La qualità del video è quella che è, purtroppo questa è la telecamera di servizio. Prossima gara magari gli mettiamo una bella Insta360. Partenza e primi due sorpassi. Terzo sorpasso. Quarto sorpasso all'esterno. E guardate qua, guardate sul rettilineo che cosa stanno combinando. Oh mio Dio, oh mio Dio. Li ha passati tre in una curva. Questi erano solo 6 dei 22 sorpassi che ha fatto, perché da 31esimo è arrivato nono. 22 sorpassi in una gara. Dopo questa sono corso al box per abbracciarlo, perché è stato incredibile. Come hai fatto? Grande, hai fatto, cazzo? Grande Max. Incredibile Max, incredibile. Tra poche ore toccherà a me. E mentre festeggiavo Max nel box, ho visto il cambio dell'auto 54 di Ercoli smontato sul banco. E ne approfitto per spiegarvi una regola fondamentale. Cioè, mio compagno di squadra ha rotto il cambio in gara 1. Cosa ha fatto quindi? È rientrato ai box. Nel corso della gara gli hanno cambiato il cambio. Il team ha fatto un lavoro eccezionale. Perché? Perché così è rientrato per fare solo un crono buono che gli permetterà domani di partire in prima posizione. Infatti, applausi meritati. Infatti la griglia di partenza di gara 2 è determinata dai migliori tempi di gara 1. Quindi se hai un incidente in gara 1 e riesci a rientrare in box, non è detto che il weekend sia da buttare. Questa è una figata. Quindi in gara 1 non dovrò solo cercare di vincere, ma dovrò anche cercare di fare il giro più veloce possibile, perché quel giro lì determinerà la mia posizione di partenza in gara 2. Ebbene, è giunto il momento.
la mia prima gara in Euro NASCAR sta per avere inizio. Vi dico la verità, sono tranquillo. Sarà l'esperienza, sarà la maturità agonistica che sto raggiungendo. Sarà che è così bello questo sogno che sto vivendo, che l'emozione positiva è così forte che sovrasta quelle negative dell'ansia e della tensione. Sta di fatto che sono teso, sì, ma sono anche felice, tranquillo e carico. È difficile raccontarvi quello che provo dentro al casco in questo momento. Quel sogno di correre, un sogno irrealizzabile, che tutti mi dissero di chiudere nel cassetto e fare altro, che tanto non ci sarei mai riuscito. Ecco, oggi sono qua, a Valencia, sulla griglia di partenza della Euro NASCAR, in prima fila. Non è stato veloce, non è stato facile. Ci sono voluti 10 anni, 10 lunghi, fottutissimi anni della mia vita. Ma alla fine ce l'ho fatta. Alla fine sono qui, alla fine siamo qui. L'inno spagnolo. Tutto il team schierato in piedi al mio fianco, felici e orgogliosi che i loro sforzi e le nuotate passate a smontare e rimontare la macchina siano stati ripagati con questa prima fila. Gli spettatori, 18.000 su 2 giorni, spalmati sulle tribune. E non so davvero che cosa dire. Vorrei piangere dalla gioia, vorrei fermare il tempo e godermi questo momento in eterno. Ma forse è proprio il fatto che non sia eterno, ma al contrario effimero, a renderlo così bello, magico e indelebile. Adesso non è più tempo di commuoversi, non è più tempo di godere di questo momento. È tempo di concentrarsi, è tempo di lottare, è tempo di vincere. Drivers, start your engines. Radio check. Check, ok, tu mi senti? Forte e chiaro. Dai! Formazione 2-2, formazione 2-2, appaiati nella formazione 2-2, ricordati la distanza. Ok, intanto ci siamo. Vi spiego come funziona la partenza. È partenza lanciata, ma sono estremamente fiscali qua, non lasciano correre come con le Legend. La procedura di partenza è la seguente. Ci si dispone in 2 file, una a destra e una a sinistra, seguendo le piazzole di partenza. La pole position a sinistra, il secondo a destra, e il secondo, cioè io, deve stare 1 metro più indietro rispetto alla pole. Dietro di noi tutte le macchine in fila a 1 metro di distanza, quindi molto vicine. Si sta poi tutti in seconda a 3700 giri. Se sgarri ti guardano la telemetria dopo gara e ti fanno. E solo quando il semaforo diventa verde si può partire. Vietato uscire dalle file, vietato sorpassare finché non si passa la linea di partenza. Occhi puntati sul semaforo, gas costante, e appena scatterà il verde si scatenerà l'inferno. Ricordati la tua posizione sulla linea. Green flag is on and we are underway in racing here. Great start by the looks of it from Tsiotsis into the first corner. Sopravvissuto a curva 1, Tsiorsis mi ha fregato, è stato più bravo, è in primo. Dietro c'è un branco di squali, mi attacco al culo di Tsiorsis e non lo lascio scappare. Bueno, 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 già sta credendo. Bravo! Guarda Gene Lister, mio compagno di squadra, quanto è carico. Vuole passarmi, ma io non mollo.
esterno, attenzione, attenzione. Pericolo scampato. Non me lo aspettavo così aggressivo. Fondamentale è stato lo spotter via radio che mi ha comunicato che lui era all'esterno, perché da questa macchina non si vede niente. Gli specchietti sono così. Niente, vedi. Mamma mia, ho paura. Questo è quello che sentite fuori onda, perché ho messo un microfono a Manuel, che è lo spotter che registra tutto quello che dice. Fa molto ridere. Molte parti non posso metterle, ma fa ridere. E... devo dire che un po' di traversi li ho fatti, perché fatico ad avere trazione e ho perso qualcosa da Ziorgis. Devo ricucire quel gap e rifarmi sotto. Concentrati per andare a prendere quello davanti e cercare di fare giro veloce, concentrati per questo. Dai, 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 l'ho preso, l'ho preso. Sembra un po' in difficoltà in questi primi giri. Quanto mi ha dato un'accelerazione. Probabilmente avrà un assetto che gli consente di accelerare meglio. A me dietro pattina un po', però che differenza. Abbastanza forte, 1.43.6 per Ziorgis, 1.43.4 per me in questo primo giro, e abbiamo fatto gli stessi tempi che hanno fatto i primi nella pro. L'Inster è sempre lì dietro, non si molla. Per ora giro veloce, 4 decimi da quello davanti, mancano 4 decimi. Buono, 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 ho il giro veloce della gara al momento. Questo significa che se resta così partirò in pole domani. Parte giallo e rossa sulla destra, lì è vietato mettere le ruote, ce l'hanno detto al briefing. È anche peggio di un track limit. Quindi io sto vedendo che Ziorgis mette le ruote lì, quindi lo segnalo allo spotter. Perché comunque ti dà un vantaggio entrare in curva 1 così. This really seems to be the case. Nascar is holding on to the back of this car. Prossimo giro, cerca di fare il giro veloce, cerca il prossimo giro. No, 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 no! Mi sono distratto a parlare via radio, ho fatto un errore.
Non sono abituato purtroppo ad avere lo spotter che mi parla mentre guido. È questione di esperienza. Meno male che queste auto sono dei carri armati, quindi non si è fatta niente, tranne lo splitter che avrò spaccato di nuovo. Il problema è che ho perso tantissimo da Ziorsis e non so se riuscirò a recuperarlo. Drift, mamma mia, inizio a soffrire tanto dietro. Non ho grip in accelerazione, non ne ho. Albè, un po' più conservativo, stai andando sempre in sopra, sempre in sopra. Non so, io vedo Ziorsis che è su un binario mentre io remo. Diciamo che abbiamo un assetto che su questa pista soffre tanto, quindi questa sarà la gara dove soffriremo di più. Però devo capire, dovrò capire se sto sbagliando qualcosa io nella guida o non lo so. Quicker than everyone behind him at the moment. Nesca with more sideways action. All the more power to you, Alberto. You paid for those Hoosier tires, you may as well use them. Oops. Devo dire che i corsi di drift mi sono serviti. Ho messo insieme un buon giro, ho fatto 1.43 e 1. Niente male, voglio vedere che tempo ha fatto Ziorsis. Ripetimi il tempo per il giro veloce. 42.5. Siamo a metà gara. No, non ne ho, non ce la faccio, è troppo veloce. Minchia? No, è inarrivabile quel tempo. Non ne ho. Più che altro la cosa che devo sapere è... Che posizione partirai domani con questo tempo? Per domani sei P2, per domani. In che posizione partirei con questo tempo domani? Purtroppo non sento nulla questa radio in macchina. Dovrò risolverla perché metà dei team radio ve l'ho tagliati perché erano solo... Cos'hai detto? Pronto? Pronto? Mi senti? P2, P2, P2. Ok, non ha più senso continuare a spingere. Avrò 4 secondi di ritardo da Ziorsis, 4 di vantaggio su Dubek. Non ha senso. Sì, è la cosa migliore da fare, gestire la gomma per gara 2. Perché vi ricordo che queste gomme le userò in gara 2. Quindi devo mantenerle buone per poter far bene la gara di domani. Mi spiace che questa prima gara sia stata un po' noiosa. Di solito non è così, dietro non l'avete visto ma è successo il macello. E di solito nelle gare NASCAR succede sempre di tutto. Questa è andata così, però non lo so, da spettatore meglio vedere i botti, da pilota meglio secondo con noia che in ghiaia con divertimento, ecco. Prima gara, esordio in un campionato europeo. Direi che va bene così, che dite voi? Bandiera scacchi, dai cazzo! Bravo! Mamma mia, devo essere felice, dai. Non ne avevo per star davanti, quindi non posso recriminare nulla. E va bene così. Dai, va bene così, andava troppo forte, purtroppo non ne avevo per andare a prenderlo, non ne avevo. Dai, che domani gli famo il culo, eh. Che cazzo, le avrà bruciate le gomme oggi lui, no? Beh, spero di sì, che le abbia minimo bruciate, è andato fortissimo. Cosa c'è di meglio di un podio alla prima gara d'esordio? Beh, una vittoria. Dai, non esageriamo. La cosa che più mi rende felice è che chiunque abbia incontrato nel paddock, dagli organizzatori agli avversari, agli stessi membri del mio team, meccanici e team manager, mi abbia detto che mi aveva sottovalutato e che non si sarebbe mai aspettato un risultato del genere. Cosa che, se ci pensi, potrei vederla in due modi. Potrei essere deluso, perché finora non ho lavorato abbastanza bene sui social in pista per acquisire credibilità agonistica. O al contrario potrei essere felice, perché anzi,
oggi ho lavorato così bene che sono andato meglio di quanto ci si potesse aspettare da uno con così poca esperienza. In ogni caso, direi che possiamo essere tutti felici di questo risultato, costruito solo ed esclusivamente col duro lavoro. Il team, per mettermi in mano una macchina vincente. La mia agenzia, Heroes Valley, per aver trovato gli sponsor e aver organizzato tutto. Il mio staff, che ha sempre prodotto video meravigliosi. La mia famiglia, per avermi sostenuto moralmente. Voi, che mi seguite nella buona e nella cattiva sorte. E infine, me stesso. Per aver studiato come guidare forte, per aver sempre imparato dai miei avversari e per non essere mai caduto vittima dell'arroganza. Stanotte dormiamo felici, stanotte dormiamo soddisfatti. Perché domani è un altro giorno. Domani si corre gara 2. E domani avrò la mia rivincita.